Oggi vedremo insieme i 5 motivi per cui utilizzo le Five Fingers durante i miei allenamenti e una brevissima review della scarpa. Per chi non mi conoscesse già, non sono runner professionista, ho corso sin da giovanissimo come cadetto, allievo, juniores, oggi continuo a correre ad amare la corsa. Giusto un disclaimer prima di iniziare, queste sono scarpe che ho comprato di tasca mia, per cui nessuno mi ha pagato per fare questi video e queste sono le mie personali opinioni. Partiamo dal primo punto. Migliorare la flessibilità dei piedi, delle dita dei piedi e delle caviglie. Infatti le Five Fingers garantiscono un'ottima libertà di movimento a partire dalle dita dei piedi, che non sono più inscatolati in una tomaia stretta, ma liberi di sprigionare la propria energia in ogni occasione. Ed è fondamentalmente come andare a piedi nudi, ma in modo protetto. Quando senti davvero il terreno sotto i piedi, il corpo riesce a fare ciò per cui è stato progettato dalla natura. Punto 2. Migliorare l'equilibrio. Infatti permette una libertà di torsione e piegamento, le dita si muovono indipendentemente l'una dall'altra e per cui sono adatte per esercizi dove è richiesto un certo equilibrio, una certa stabilità e appunto una certa libertà di movimento. Ad esempio molto utile durante gli affondi, i balzi o altre tipologie di esercizi. Punto numero 3. Potenziamento muscolare, molto utili per rinforzare i piedi, le caviglie, i muscoli del polpaccio e tenere allenati i muscoli pelvici della schiena. Infatti alternando le normali scarpe da running cerco di mantenere la muscolatura piuttosto allenata, così che da soffrire meno durante le settimane di potenziamento, durante le stagioni invernali, che comunque il mio allenatore mi fa fare lo stesso. Punto numero 4. Migliorare la tecnica di appoggio. Ci costringe infatti ad un appoggio naturale come a piedi nudi, mettendo in moto tutta una serie di muscoli che abbiamo, che dobbiamo usare per correre in maniera corretta, più naturale appunto, e anche in maniera più economica, evitando così infortuni. Tra l'altro questo potrebbe anche aiutarci ad ottenere qualche risultato migliore. Punto numero 5. Migliorare la postura. La postura assunta è più corretta e più naturale, sollecitando e affaticando di meno le ginocchia in quanto non si appoggia più di tallone. L'ammortizzazione non è più garantita dalla scarpa, ma dalla nostra tecnica di corsa, dalla nostra postura e dalla nostra muscolatura, che è certamente meglio di qualsiasi schiuma utilizzata in qualsiasi scarpa. Un consiglio molto importante che mi sento di dare è che prima di iniziare a correre con le Five Fingers è molto importante indossarle anche a casa per qualche settimana e poi iniziare con qualche allenamento breve per evitare di creare uno stress da impatto e incorrere quindi
in infortuni. Questo perché il nostro corpo e i nostri piedi con il tempo, con l'evoluzione, con l'utilizzo di scarpe che ci hanno allontanato dalla nostra natura, hanno bisogno di abituarsi piano piano. L'intersuola è una schiuma EVA sottilissima di soli 4 mm e la suola è in gomma XS Run di 2,5 mm. Le due insieme sono piuttosto rigide, ovviamente l'elasticità in questo caso ce la fornisce il nostro piede e non la schiuma come nelle scarpe tradizionali. A livello di ammortizzazione la scarpa di suo, come avete già capito, non offre molto, anche perché non è stata disegnata per questo. Comunque la Vibram ha fatto un buon lavoro in questo modello perché ci sono dei cuscinetti di gomma posizionati nei punti giusti, come per esempio il dito dei piedi o il tallone per assorbire e disperdere. Ed è anche grazie a questi cuscinetti comunque l'esperienza è piacevole durante. Per quanto riguarda la tomaia è il mesh in liga di poliestere che si adatta davvero molto bene al piede, quasi come avere una seconda pelle. È piena di fori, per cui la traspirabilità è direi ottima ed è davvero minimalista, disegnata molto bene, ma il problema è che è disegnata per un piede tipico, per cui i runner che hanno un dito più lungo o un dito più corto hanno la sensazione come di indossare un jeans a cavallo basso. Per quanto riguarda la soletta è realizzata in materiale antibatterico ed è davvero morbida e garantisce un ottimo comfort. Comunque la Vibram ha anche realizzato delle calze e si adattano a questa scarpa, per cui volendo potete anche acquistare le calze. Per quanto riguarda il peso è ovviamente davvero contenuto. La versione che sto usando adesso pesa 130 grammi, di contro essendo davvero sottile e leggera potrebbe essere soggetta ad usarsi velocemente. Potrebbe durare qualche stagione se usata correttamente, io ce l'ho da un anno e mezzo, forse anche di più. Più che altro è la tomaia quella che potrebbe usurarsi più velocemente, perché per quanto riguarda la suola mi sembra che stia tenendo piuttosto bene. Per quanto riguarda il prezzo mi sembra un po' alto, però c'è da dire che dietro le Five Fingers, dietro questo modello specifico che è realizzato per la corsa, c'è davvero dell'innovazione e per cui insomma posso anche capire. Detto questo vi invito come sempre a lasciare un like nel caso in cui vi fosse piaciuto il video, ad iscrivervi al canale per non perdere gli aggiornamenti settimanali e attivare le notifiche tramite la campanella. Vi ringrazio come sempre e al prossimo video.